Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar in questo nuovo anno in cui parleremo insieme del problem solving in continuazione col webinar che abbiamo fatto a fine anno, l'anno scorso, il 10 di dicembre. Oggi ci saremo come relatori io, Antonella e Laura. E speriamo possiate gradire questa nostra nuova trovata e godervi questo nuovo webinar. Allora, iniziamo condividendo le slide. Dunque, eccole qua, dovreste riuscire a vederle tutti. Partiamo di gran carriera con, adesso se riesco a far muovere le slide, con una domanda per voi sul problem solving. Allora, quello che vi chiediamo di fare, anche se vediamo che continuate ad entrare nel webinar, iniziamo comunque, poi prendiamo gli ultimi arrivati in corsa. Allora, iniziamo con questo paio di domande, un stimolo così per iniziare. Per rispondere a queste domande vi chiediamo di entrare su Mentimeter, quindi andare sul sito menti.com e inserire il codice 6666773 per poter rispondere alle domande. E così iniziamo questo percorso sul problem solving insieme. E io intanto andrò a prendervi le risposte e vediamo subito. Allora, immagino che stiate, ecco qua, cominciano ad apparire risposte alle prime domande. Velocissime. Sì, dunque, quindi, quali indicazioni date ai vostri studenti quando proponete loro di risolvere un problema? Leggere, analizzare i dati, rappresentare, trovare i dati, leggere più volte il testo fino a che non ho compreso tutto quello che dice, scegliere quali informazioni sono utili e quali no, scrivere in modo corretto dati incognite, leggere attentamente, immaginarsi la situazione. Leggere il testo, individuare cosa si sta cercando. Allora, vedo che sono molti sul leggere attentamente la consegna, quindi importanza della prima fase, diciamo così, della risoluzione del problema, quindi sul capire che cosa mi sta richiedendo il problema. Ok. Gli propongo il problema e li lascio liberi, tendenzialmente nessuna. Anche questo è molto interessante perché però i ragazzi forse sono già abituati a risolvere problemi, quindi riescono in qualche modo anche da soli a analizzare bene il problema e a trovare strategie diverse, per esempio di risoluzione. Poche indicazioni, le strategie che userebbero, guardare i dati e comprendere bene la domanda. Anche questo focalizzato sulla prima fase di attenzione. Alcuni che rispondono qua non do indicazioni specifiche. Matematizzare, che immagino voglia dire trasformare in linguaggio matematico il problema. Ok. Dipende quello molto anche dal tipo di problema che si dà agli studenti, perché ci sono dei problemi in cui ogni tanto non c'è bisogno di scrivere numeri, diciamo così. E magari non so se volete dire qualcosa voi, Laura e Antonello, passiamo alla Sì, seconda domanda. io ho aperto il microfono proprio perché mi veniva qualche osservazione interessante. Buonasera a tutti, intanto è buon anno perché mi sembra necessario. Detto questo, mi ero presa due o tre appunti perché il leggere molto bene il testo non è che sia così chiaro per i ragazzi. Cosa significa leggere bene il testo? Noi come insegnanti forse sappiamo che cosa intendiamo con quel bene,
ma non è che sia così chiaro e d'aiuto per i ragazzi, perché leggere bene il testo, leggerlo tante volte, la nostra intenzione è quella per poi capire quali sono i dati, quali sono, c'è scritto, trovare i dati, scrivere in modo corretto i dati e le domande. Però ecco, appunto il problema è, ma l'hanno capito bene quali sono i dati e che tipo di dati? Quindi quando noi a volte diciamo questo leggere bene il testo, bisogna essere chiari, fin da piccoli bisogna cercare di aiutare i bambini a capire che cosa vuol dire quel bene. Bene potrebbero anche voler dire che lo leggo con attenzione, facendo attenzione alla punteggiatura, ma non è quello il leggere bene. Quindi l'importante è che sappiano individuare dati, ma è veramente l'indicazione che noi gli diamo? Quindi bisognerebbe pensare anche a che classe mi sto rivolgendo, perché quale indicazione do ai miei studenti? Spesso, se per esempio siamo alla scuola media, hanno già avuto indicazioni nella scuola primaria e quindi hanno già una struttura quando pensano, si approcciano diciamo ad un problema. Quindi bisognerebbe riflettere, io credo, a livello di dipartimento proprio, su una domanda come questa, che l'abbiamo messa proprio così come stimolo non provocatorio, ma proprio di riflessione, per capire che cosa c'è dietro e pensarla in un'ottica verticale. Ecco, questo mi viene da dire, perché altri hanno scritto li lascio liberi, e secondo me è bello, bisogna in qualche modo però anche aiutarli a impossessarsi di quello che dice il problema. Infatti qualcuno aveva scritto, oltre a matematizzare, immaginarsi la situazione. Ecco, a volte su bambini questo è importante, quindi le riflessioni sarebbero tante, però dietro a questa riflessione c'è veramente il consiglio su questa cosa, cioè che indicazioni dare ai bambini, cominciando fin dalla primaria e poi andando avanti, che cosa significa risolvere un problema e che cosa gli chiediamo, perché sennò diventa spesso un contratto didattico. Chiudo, lascio la parola a Laura se vuole, insomma queste erano le prime impressioni che mi venivano. No, io credo che sia interessante continuare anche con la seconda parte, perché non era tutto qui, vero Marta? Sì, allora adesso dovreste riuscire a vedere le risposte alla seconda domanda, che cosa intendete per strategia. Allora, alcuni punti fissi da seguire per approcciarsi a un problema. Tutti i processi mentali che gli alunni attivano per cercare di trovare la soluzione del problema, riflettere e capire come giungere alla soluzione, il ragionamento sotteso alla risoluzione del problema. Non c'è una strategia che si adatta a tutti, verissimo, assolutamente. Direi che strategie per risolvere un qualsiasi tipo di problema ce ne sono tante. In letteratura della didattica della matematica sono state individuate addirittura 18 strategie diverse che possono essere utilizzate insieme, solamente una alla volta, in collaborazione l'una con l'altra per la risoluzione di qualsiasi tipo di problema. Quindi ce ne sono tante cose diverse, ecco, sono modi di risolvere il problema e pianificare le azioni per poter risolvere. Ecco, per esempio, la pianificazione della struttura della risoluzione del problema è una strategia, effettivamente. Quindi sono tutti questi modi di ragionare, modi di risolvere il problema, modalità per affrontare il problema, passaggi mentali per risolvere il problema, il ragionamento seguito, organizzare, predisporre un procedimento per la risoluzione, via d'uscita, ecco, la via d'uscita mi richiama la strategia vincente, ma immagino che sia riferito a quello, cioè trovare un modo per riuscire a risolvere il problema, però questa è solo la strategia vincente, che può essere composta da diverse strategie di risoluzione, che può essere l'obiettivo del problema, no? Quindi per riuscire a raggiungere la soluzione. Però non è la strategia, cioè la definizione di strategia è ancora un qualcosa di più.
la strategia vincente è quella finale, diciamo così, però il problema può essere risolto in tanti modi diversi e avere già a priori un'idea del percorso risolutivo, osservando i dati, gli eventuali disegni grafici, anche disegni grafici sono strategie di risoluzione, sì, sono modi che gli studenti hanno per risolvere il problema, quindi approcciarsi al problema. Non so se Laura... Qualcuno, sì, volevo dire una cosa perché ho visto due o tre cose interessanti. Una ha parlato, qualcuno insomma, perché poi vanno velocemente, quindi è bello anche che voi le vediate tutte perché è un bel confronto che credo è molto interessante. Quanto mai capita a volte un confronto così fra tanti colleghi che a volte non si parla nemmeno tra di noi nella stessa scuola, quindi questo è veramente un bel, diciamo, mentimeter, questa, tutti questi risultati. Ho visto un metodo risolutivo. Allora, il metodo risolutivo è inteso in generale, però a volte ci sono anche dei problemi che vengono risolti con i metodi. Ecco, darli, bisogna starci attenti utilizzando anche questo termine, perché mi viene in mente il metodo grafico, per esempio, per la risoluzione dei problemi, per il quale io non sono, fra l'altro, molto d'accordo, ma ci sono effettivamente dei percorsi che sono adatti per un certo tipo di problema. Però, ecco, se li diamo noi, anche quelli andrebbero in qualche maniera scoperti insieme ai ragazzi. L'altra cosa importante che abbiamo visto anche, insomma, con Laura e con Marta, ne parlavamo, qualcuno ha scritto la scomposizione in problemi più semplici e quindi in passi, diciamo, che è importante. Interessante era quello della strada più furba, l'ho vista due volte, cioè anche questo è un altro lavoro interessante da fare in classe, se ci sono state più strategie risolutive, perché a volte ci sono, vedere, valutare quale è definita la più furba e perché. Quindi anche questo può essere un momento per discutere con i ragazzi e appropriarsi davvero di una strategia, se ce n'è una più vincente di altre. E un'altra cosa importante invece che ho notato e che non posso fare a meno, qualcuno ha scritto di andare a cercare le parole chiave. Ecco, le parole chiave molto spesso sono, diciamo, contrarie, non aiutano, ecco, vanno contro, perché ci sono tantissime situazioni anche documentate dove ad esempio la parola chiave come il più, che spesso aggiungo, e può essere interpretato invece completamente in maniera diversa, quindi su questo mi sento di dire veramente attenzione sulle parole chiave, ecco, perché vanno prese un po' con la molla. Ecco, io almeno fino a qui direi questo, ora me ne leggo altre, mentre magari se vuole dire due parole Laura. Allora, no, a me ce ne sono appunto alcune che mi hanno colpito di più. Anch'io ero rimasta sul soprattutto la primaria, lo scomporre in problemi più piccoli, perché lì possiamo anche andare a lavorare non solo sulla soluzione di problemi matematici in senso stretto, ma possiamo anche andare a lavorare sul coding e sulla programmazione, perché di fatto coding e programmazione derivano proprio dal prendere un problema più complesso, analizzarlo e scomporlo in parti più piccole. Quindi quello che ha sottolineato Antonella, anche secondo me, era una cosa interessante. Ci sono bello anche quello, Laura, io so, scusa se ti ho interrotto, ma l'ho letto e t'ho pensato, quando dice utilizzare la creatività. Ecco, questa è un'altra cosa che secondo me merita una riflessione, ti lascio due parole. Il pensare fuori dagli schemi, no? A volte è proprio quella che è una dote anche richiesta, è saper pensare, una capacità molto, molto importante. Anche sto pensando a, per esempio, i problemi che non hanno soluzione. Bisogna arrivare a capire che un problema potrebbe non avere una soluzione, e invece di solito si danno solo problemi che hanno dei passaggi predeterminati. Quindi anche qui l'attenzione va
va messa anche sulla tipologia dei problemi che noi andiamo a dare, in modo che arrivino anche a riconoscere che ci sono situazioni in cui la soluzione non c'è o comunque non è contemplata da quel testo di quel problema. No, cosa pensi, Marta? Sì, assolutamente, sono d'accordo. E dipendendo dal problema che gli si propone, ci sono strategie diverse, vengono spinte, diciamo così, diverse strategie a seconda di cosa si vuole tirar fuori dai ragazzi anche. E se per voi va bene, dopo questa breve riflessione iniziale su problem solving, strategie, cosa facciamo in classe, partirei con la presentazione delle cose che vogliamo fare e partirei dandovi questa challenge. Risolviamo tre problemi. Allora, abbiamo pensato a tre problemi proprio per le grandi richieste che ci sono arrivate di fare delle distinzioni su primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Quindi abbiamo scelto tre problemi diversi che vi proporremo, uno per gli insegnanti di primaria, uno per quelli di secondaria di primo grado, uno per quelli di secondaria di secondo grado. Ovviamente siete liberi di scegliere quello che volete, il consiglio che vi diamo è di provare a risolvere il problema dedicato al vostro grado di insegnamento, così da entrare nell'ottica e da provare anche a ragionare come ragionerebbero i vostri studenti. E per farlo Laura ha preparato delle Jamboard e quindi passo la parola a lei che vi spiega cosa fare. Allora metteremo i link nella chat, ognuno di questi problemi ha la sua Jamboard, il link vi chiederà di creare una copia del documento, quindi di farvi la vostra copia della Jamboard, provare a risolverla. Una volta in cui, nel momento in cui avete risolto il problema, vedete che il passaggio sarà quello di salvare quella gem con la soluzione come immagine e il terzo passaggio poi caricarla sul Padlet di cui c'è il link che metteremo nella chat. Quindi di fatto dovrete scegliere quale problema affrontare, se quello per la primaria, per la secondaria di primo grado o per la secondaria di secondo grado. Farvi la vostra copia, lavorare sulla vostra Jamboard, una volta trovata la soluzione appunto scaricarla e caricare l'immagine sul Padlet. Adesso vedete che Marta vi ha messo i link a tutte le gem, per cui adesso le chiedo di passare alla slide che contiene i testi dei problemi. Ecco, le vedete qui in anteprima e poi ci sarà il link per il Padlet una volta che, ecco, questi sono i testi che troverete anche all'interno di ciascuna gem. Quindi scegliete e buona soluzione, ci rivediamo qui fra 4 minuti più o meno.
Allora, come potete vedere, ovviamente non siamo riusciti a risolvere questi problemi in 4 minuti e sul Padlet ci sono un paio di post solamente, che sono post di 2 professori della primaria. Se non lo so se siete d'accordo. Marta, possiamo lasciare un po' di tempo in più anche. Esatto, esatto. No. È che non volevamo essere troppo lunghe nel dare il tempo, ma si può dosare in una maniera diversa. C'è anche qualcuno che è appena arrivato, sì. E quindi diamo un po' magari, l'opportunità. Magari riproponiamo la slide di prima e ridiamo 3-4 minuti per finire. Se anche non lo risolvono, l'importante è che ci abbiano pensato un po', poi almeno per capire com'era, qual era il genere, quale potrebbe essere, poi tanto esatto, ci sarà molto. Poi intanto vedete che stanno cominciando ad apparire. C'è un po' di tempo in certo. Un po' di tempo in più sempre, non si nega mai un po' di tempo in più. Dai, allora dai. Ripartire un po' di... Rimetti un po' di sound. Musica. No. No, non bocciamo nessuno. Invece se c'è chi ha finito presto può cimentarsi in un altro magari, no? Thank you.
dovrebbe essere finita la musichetta, direi che adesso possiamo andare avanti con quello che pensavamo di fare. Allora, come potete vedere, come ha scritto giustamente Antonella in chat, il Padlet cresce e quindi ci sono delle risoluzioni di alcuni di voi, qualcuno che addirittura ha scritto a mano su un'immagine della Jamboard, qualcuno che ha evidenziato i fiammiferi che ha spostato nel problema del granchio, qualcuno che ha postato l'immagine della soluzione. Su questo la secondaria e secondo grado ha postato una possibile soluzione identificando i due giocatori con una linea e un ovale. Qualcuno ha scritto risoluzioni o comunque strategie di risoluzione solamente come post. Diciamo che sono stati stimolanti questi problemi, che vedo tante cose diverse e ci sarebbe da dire tanto sulle strategie di risoluzione, ma vi abbiamo proposto questi problemi per utilizzare queste strategie di risoluzione per il prossimo webinar, che sarà dedicato alle strategie. Basta, mentre adesso vogliamo parlarvi di problemi abbiamo iniziato questo webinar proponendovi dei problemi e adesso andiamo a rivedere insieme che cosa sono i problemi e perché è importante proporli ai nostri studenti. A questo proposito lascio la parola ad Antonella. Sì, eccomi. Allora, problemi. È chiaro che intanto vedo, siete stati brevi, c'è qualche domanda, anche se il problema della primaria è adatto ad una classe alta, tipo quarta o quinta. Ecco, ora, prima di risponderti, direi che è interessante proprio guardare questo, perché ci fa riflettere. Allora, quando noi proponiamo un problema, è chiaro che dobbiamo aver ben chiaro che cos'è un problema, perché in realtà nel libro c'è scritto problemi, spesso c'è scritto problemi con il massimo comun divisore, problemi con l'addizione o problemi con le quattro operazioni, insomma, cioè dicono anche che cosa serve, diciamo, per fare il problema. Allora, il problema deve essere un qualcosa che non mi fa non ho subito la soluzione, io devo avere possibilità di scegliere, di riflettere, cioè non è immediata qual è la soluzione, la devo cercare e quindi non solo devo cercare la soluzione per risolvere il problema, ma anche le strategie più adatte per arrivarci. Quindi un problema deve essere una situazione aperta, ben chiara, in maniera che io possa veramente fare delle congetture, fare delle ipotesi, perché altrimenti, cioè, se è una cosa applicativa, non è chiaramente un problema, anche se è confezionato, diciamo, nel libro di testo sotto forma di problema, in realtà non lo è. Quindi sta a noi insegnanti aver ben chiaro che cos'è un problema quando lo proponiamo. E questo addirittura proprio fin dai ci sono degli esempi anche interessanti di problemi posti ai bambini proprio in prima, ma anche addirittura all'infanzia, perché dice: bene, sei in macchina con la mamma, finisce la benzina, che cosa fate? Cioè, stanno comunque i bambini piccoli cercando delle soluzioni e quindi delle strategie per arrivare alla soluzione, cioè come faccio a risolvere questo problema. Quindi la differenza tra problema e esercizio, può andare anche avanti Marta, che è fondamentale, perché se l'esercizio, diciamo, addestra, serve anche quello in certi momenti. Io metto in atto un pensiero che è riproduttivo, cioè eseguo qualcosa che mi è già stato insegnato, un'applicazione di una regola, che vi posso dire un teorema, tipo spiegato Pitagora, va bene, vediamo come si usa questo, però cioè, è un esercizio, non un problema. Il problema invece deve essere non riproduttivo, ma produttivo, cioè io
non so in realtà quale o quali, meglio ancora, delle nozioni o regole che ho studiato, delle proprietà, quali devo mettere in atto, e non so nemmeno se c'è una sequenza. E si ritorna infatti qui nella definizione a dire un atto strategico talvolta creativo. Cioè, spesso mi viene in mente quando i ragazzi usano una terminologia: ho risolto il problema per tentativi. In realtà questa parola tentativi per noi insegnanti spesso ha un'accezione negativa, cioè sta provando. Ma provando è quello che va bene, e tante volte, se noi guardiamo un'attenzione dietro a questa parola tentativo, che sembra diciamo così un andare a casaccio, in realtà c'è a volte un atto proprio creativo, cioè quel famoso pensiero divergente di cui parlava anche dianzi Laura. E poi c'è veramente la possibilità, diciamo, di aprirsi verso altre strategie, e spesso sono proprio strategie anche se sembrano tentativi. Quindi questa è la cosa su cui dobbiamo lavorare, e mi verrebbe anche da dire, poi magari passo la parola, attenzione anche a quando diamo problemi. Ci sono, spesso vedo assegnati problemi di geometria. Ecco, ci sono problemi di geometria che spesso sono semplicemente travestiti da geometria, ma sono problemi di aritmetica, e non sono nemmeno problemi, perché se io ti dico trovami l'area del rettangolo che ha questo per base e questa per altezza, è un esercizio perché è un'applicazione di una regola. E la geometria in realtà, cioè, dov'è? Solo perché mi devo ricordare la formula dell'area. Quindi, insomma, ecco, anche su problemi, in realtà, quando bisognerebbe riflettere. Quindi, si può andare avanti, Marta, credo. Perché a questo punto si passa a consigli didattici, consigli, insomma, diciamo, delle riflessioni. La scelta del problema, proprio per questo discorso, esercizio, problema, che tipo di problema, vero o finto, mi verrebbe da dire. Ecco, bisogna che sia una scelta oculata, possibilmente deve essere un problema che bisogna capire subito se è un problema che ha un contenuto matematico o un contenuto strategico. Cioè, ci sono anche tutte e due le cose a volte messe insieme. A volte sento dire, ho dato ai ragazzi dei problemi di logica, dove per problema di logica spesso si intende un problema dove non ci sono operazioni, diciamo, da fare. Ecco, questa va presa un pochino, diciamo, con le molle, questa parola logica, perché dietro c'è, se la logica è intesa come strategia, se è un problema la strategia c'è sempre. Questo del pesciolino, del granchietto, insomma, in questo caso, non ha operazioni matematiche da fare, ma è un problema. Devo trovare delle strategie, lo vedremo ora meglio, Marta ve lo farà vedere. Quindi anche la risoluzione mi deve aprire, se è un bel problema, a più modalità, diciamo, di accesso. Quindi la cosa che è importante, se deve far emergere la creatività dell'allievo, deve essere un problema ricco, vero, adatto. E su questo problema il consiglio che mi sento di dare è che quando noi insegnanti diamo un problema vero, intendo, quindi un problema, non un esercizio, lo diamo per un motivo: o vogliamo approfondire qualcosa, o introdurre qualche argomento, insomma le motivazioni sono diverse. Proviamo sempre a fare un'analisi a priori. L'analisi a priori è fondamentale. Quali sono i contenuti matematici coinvolti? Perché io gli sto dando questo problema? E quali difficoltà potrebbero uscire? E mi interessa che escano queste difficoltà, perché certe volte è proprio mettendole in luce che poi l'insegnante quindi può entrare, diciamo, in gioco per aiutare. E quali strategie potrebbero utilizzare? Quindi, mi riattacco alla domanda che aveva fatto dianzi la collega, solo in quel caso posso decidere a che classe lo posso rivolgere, perché a seconda delle strategie risolutive che ci possono essere, a volte è incredibile, perché ci sono dei problemi che si possono risolvere
con un disegno e poi in realtà magari in una terza media o in una prima superiore si può fare con uno strumento algebrico forte come ad esempio l'equazione. Quindi ecco che l'analisi a priori permette di rispondere anche alla domanda come quella della collega. Ovviamente la risposta non te la do io, ma sarai te a dire è adatto per la mia quarta o la mia quinta o adatto anche per un ragazzo della scuola superiore. Ecco, io ce l'avrei la risposta, ma la lascio a voi. Marta, ti lascio la parola, perché penso che insomma a questo punto un po' si sia sviscerata questa cosa. Allora, legandomi a quello che stava dicendo Antonella, sulle strategie e i vari problemi che a seconda di quello che scegliamo ovviamente avranno strategie risolutive diverse e uno strumento che è, secondo me è molto utile per riuscire a capire che tipi di strategie i nostri alunni stanno usando e aiutarli anche soprattutto a correggendo i problemi o comunque riflettendo insieme in classe su che tipi di strategie è bene usare nel tipo di problema che è stato proposto, ma anche su quali tipi di strategie i nostri studenti hanno più difficoltà, e il protocollo di risoluzione, che non è nient'altro che dire ai nostri studenti, mentre risolvete questo problema, esplicitate tutti i vostri pensieri, tutte le strategie di risoluzione, ma anche i momenti in cui, cavolo, mi sono bloccato, non so più cosa fare. Non so più cosa fare, quindi magari chiedo aiuto all'insegnante, magari chiedo aiuto a un compagno, oppure provo a usare un'altra strategia, provo a vedere il problema in un altro modo e riesco effettivamente a superare il problema. E quindi io vi consiglio caldamente di chiedere ai vostri alunni durante la risoluzione di un problema di esplicitare tutti i passaggi che fanno. E alla fine della risoluzione, con questo strumento in mano, voi avete un'idea della risoluzione che hanno fatto i vostri alunni e la riuscite in qualche modo ad analizzare, anche se volete a valutare, e quindi riuscite anche a valutare magari l'evoluzione del percorso che uno studente fa dal primo problema che ha risolto all'ultimo, perché vi rendete conto che riesce ad utilizzare strategie diverse, riesce a sviluppare pensieri diversi e magari riesce a superare degli ostacoli che nei primi problemi non riusciva a fare, per esempio. E se riuscite ad avere i protocolli di risoluzione dei diversi studenti, li potreste anche confrontare tra loro, non in un modo ovviamente negativo, ma sempre in modo costruttivo, per far vedere ai diversi studenti che ci sono altre modalità di risoluzione. Quindi, per esempio, il problema del granchio, io lo posso risolvere scomponendo il problema in tre parti, quindi guardando solamente la parte più in alto, la parte a metà e la parte più in basso, e ragionando come se fossero quasi tre problemi diversi, oppure lo posso risolvere a tentativi, ma come diceva Antonella prima, non a tentativi a caso, a tentativi con una certa logica, quindi vado a vedere se spostando uno dei fiammiferi la soluzione, riesco in qualche modo a raggiungere la soluzione, oppure mi sono persa e sono arrivata a una configurazione con cui non è possibile risolverlo, per esempio. E dal punto di vista dell'insegnante, quando fate un'analisi a priori, se mettete giù le strategie di risoluzione che state usando e cercate di identificare tutte le strategie di risoluzione possibili, per voi sarà in qualche modo più facile affrontare le difficoltà degli studenti e quindi aiutare gli studenti a superare queste difficoltà. Per farvi capire bene che cos'è, cosa intendo per protocollo di risoluzione, ho fatto un esempio. Ho preso la risoluzione del papà di Chiara, che in questo momento non c'è con noi a fare questo webinar, ma ha progettato con noi questo webinar, a cui abbiamo chiesto di risolvere il problema. Allora,
Questo è quello che lui ha fatto durante la risoluzione, quindi è partito dalla configurazione iniziale e ha detto, allora io ho numerato innanzitutto gli stuzzicadenti, aveva degli stuzzicadenti, non dei fiammiferi, ha numerato gli stuzzicadenti in modo da identificare quali stuzzicadenti andava a spostare. E quindi ha deciso di provare a spostare gli stuzzicadenti che lui ha chiamato 1 e 2, che sono i più in alto nella configurazione, nella posizione 3 e 4, che li vedete a destra della prima parte scritta, e si è reso conto che non poteva funzionare questa costruzione. Aveva ottenuto la pancia del granchio, diciamo così, in basso, ma doveva spostare troppi stuzzicadenti, perché avrebbe dovuto ancora fare 4 mosse per riuscire ad ottenere il granchio che cammina al contrario, ma ne aveva a disposizione solo una. Quindi cosa ha fatto? È tornato indietro di nuovo alla configurazione iniziale e ha provato a spostare gli stuzzicadenti in un altro modo. Ha provato a spostare sempre i soliti 2 stuzzicadenti, uno in posizione 5, quindi ottenendo la prima configurazione in basso a sinistra, e il secondo in posizione 6, ottenendo la configurazione invece in basso a destra. E anche qui si è reso conto che la cosa non poteva funzionare. Cosa ha fatto? Non è tornato alla configurazione iniziale, ma è tornato alla configurazione che io ho chiamato C in questa slide. Quindi ritorna alla configurazione precedente, quindi lascia lo stuzzicadente che aveva chiamato 2 nella posizione, invece prova a spostare lo stuzzicadente che ha all'estrema sinistra e lo sposta all'estrema destra nella parte centrale della configurazione, ottenendo E, quella che io ho chiamato E come configurazione. Da lì ha chiamato uno degli stuzzicadenti in basso a sinistra 8 e ha provato a spostarlo in alto, ottenendo così la sua la configurazione finale, quello che voleva ottenere. A questo punto ha dichiarato che la soluzione è spostare lo stuzzicadente 1 in posizione 5, poi lo stuzzicadente 7 in posizione 9 e l'8 in posizione 10. Allora, se voi vi ricordate il webinar precedente e l'intervento di Ferdinando Arzarello, tra l'altro vi ho postato in chat il link al webinar su YouTube se volete rivederlo, noi possiamo prendere questo protocollo di risoluzione e identificare all'interno di questo protocollo i 4 step che aveva identificato il professor Ferdinando secondo la letteratura sulla risoluzione dei problemi, in particolare prendendo informazioni da Polia e da Schoenfeld. Possiamo identificare la prima parte, quindi il primo tentativo, come una parte di comprensione del problema. Quindi in particolare il passaggio tra la configurazione A e la configurazione B che vedete in questa slide. Poi tutta la parte di tentativi che avete visto in questa presentazione non sono tentativi a caso, sono tentativi con coscienza, cioè cercando comunque di arrivare alla configurazione che effettivamente vuole ottenere alla fine. Sono lo step 2 e lo step 3 mescolati in realtà, quindi è ideare una strategia e sviluppare questa strategia, che in questo caso è la strategia potrebbe essere quella di che in letteratura si chiama tentativi ed errori, quindi andare a muovere gli stuzzicadenti in un certo modo, vedere che quella configurazione non funziona, non ritornare all'inizio ma fare uno step indietro e provare in un altro modo. Ed effettivamente arriva alla conclusione. Per poi lo step 4, che è la parte che in letteratura viene chiamata verificare, corrisponde invece all'ultima frase che il papà di Chiara ha detto, ovvero ho ottenuto il granchio che cammina verso il basso, la soluzione è 1 in 5, 7 in 9, 8 in 10, ovvero verifica che effettivamente ci siano le condizioni per ottenere il granchio che cammina al contrario nel numero di mosse che richiedeva il problema, e in questo caso sono 3. Quindi quello che vi chiedo è:
Voi avete postato su Padlet una risoluzione, quindi la descrizione delle strategie che avete utilizzato, oppure la soluzione del problema? Perché in questo caso, per esempio, la nipote di Antonella, che a cui abbiamo somministrato questo problema a tutta la famiglia, che ha, effettivamente ha risolto il problema, però quello che ci ha mandato non è una risoluzione, quindi non ci ha spiegato tutte le strategie che è andata a fare, tutti i magari i blocchi o i problemi che ha avuto nella risoluzione. Ha semplicemente detto: io sposto i tre sussidanti, fiammiferi, quello che ha disegnato con le linee barrate, nella posizione che ha disegnato con le linee rosse. Ok, quindi per farvi rispondere a questa domanda abbiamo un altro Mentimeter. Come prima, se volete andare sul sito menti.com e invece inserire questa volta il codice 7819503, andiamo a vedere che cosa effettivamente avete fatto, se una risoluzione o una soluzione. Allora, eccolo qua. Qualcuno non ha postato nulla, anche perché sappiamo che vi abbiamo dato poco tempo probabilmente per quello che c'era da fare e siamo state un po'... Vabbè, anche se hanno avuto poco tempo, mi viene sempre in mente la frase di De Giorgi che dice: un problema anche se non ti riesce ti fa compagnia se ci pensi ogni tanto, quindi li abbiamo lasciati tre, possono una bella compagnia. In qualche modo, no? Assolutamente, assolutamente. Potete riprovarli a casa, postare le risoluzioni sul padre. Proporre alla famiglia, come esatto. Quelle. Esatto. Bene, come immaginavamo, ma anche giustificato. Fargli fare le cavie, poveretti, a tutti quanti. No, adesso io credo che... prima o poi quando ci devono arrivare ho una cosa da farti provare, scappano, perché veramente sono usati come cavie per i nostri esperimenti. Ecco, io intanto volevo rispondere a una domanda che ho visto e dice: come rendere interattiva la correzione? Allora, in questo credo che il Padlet ci dia una grossa mano. Nel senso che quando io vado a inserire la mia risoluzione sul Padlet, posso anche confrontarmi con le risoluzioni che hanno messo tutti i miei compagni. E quindi posso anche, come ho visto già fare da qualcuno di voi, commentare sotto: sono d'accordo, anch'io ho fatto come te. Oppure, ah no, guarda, l'avevo visto proprio in uno dei primi problemi. Qualcuno che dice: vedendo la soluzione analoga, però non avevo pensato alla possibilità che i bastoncini non fossero completamente, ecco, non era quella del granchio, era quella del quadrato. Ecco, e vanno a commentarsi l'uno con l'altro, no? E quindi di fatto vengono coinvolti nell'analizzare non solo quella che è stata la loro soluzione, ma anche quella che sono stati i protocolli di risoluzione dei loro compagni. E quindi qui andiamo proprio a costruire insieme una conoscenza condivisa. E quindi credo che questo possa essere un modo veramente non solo di coinvolgerli, ma di stimolarli e di attivarli nel processo di analisi poi di quello che è stato, che sono stati i protocolli di risoluzione. Noi non l'abbiamo fatto oggi perché Marta voleva spiegarvi bene per bene cosa si intendeva per protocollo di risoluzione, ma ormai abbiamo una certa casistica che ci fa dire che effettivamente anche la discussione matematica che avviene poi dopo attraverso il Padlet diventa veramente interessante. Ecco. E, l'ultima per chi sta andando, buona serata. Per chi resta, vi mostriamo come abbiamo scelto gli strumenti, cioè quelli che possono essere i consigli digitali per andare a proporre le attività simili anche nella didattica a distanza o nella didattica distanziata, perché potrebbe essere comunque un qualcosa che noi facciamo e diamo da fare agli studenti. Allora
Come prima abbiamo detto che prima bisogna scegliere lo strumento, cioè prima bisogna scegliere il problema, adesso a ruota, siccome l'approccio deve essere centrato sullo studente, non sullo strumento, non posso dire ho visto uno strumento bellissimo e lo faccio usare ai ragazzi così, no? No, prima scelgo il problema, una volta scelto il problema definisco che caratteristiche deve avere l'ambiente di apprendimento, fisico e digitale, eh? E poi sulla base delle necessità scelgo, identifico qual è lo strumento più adatto. Quindi prima si sceglie il problema e poi come vado, che cosa uso per proporre ai ragazzi il problema stesso. Quindi ad esempio nel caso del granchio, ma in realtà vale un po' per tutti e tre. Cosa ci siamo partiti? Il problema era hai i fiammiferi disposti in questo modo, fai in modo che il granchio cambi direzione, no? Allora, se stiamo in didattica a distanza non è detto che ci sia che tutti abbiano i fiammiferi che possano sperimentare fisicamente. Allora posso dare uno spazio per sperimentare liberamente senza il patema dei genitori che gli accendano e gli diano fuoco alla casa, magari? Sì, se non ha dei fiammiferi fisici può usare i fiammiferi virtuali. E che cosa uso per dargli dei fiammiferi che lui possa spostare e riorganizzare? Ci siamo orientati verso la Jamboard. Perché? Perché ha anche la possibilità, non lo so se voi lo sapete, ma di duplicare la schermata di lavoro e di ripartire da lì, per cui si va ad attivare anche quel processo di cui parlava Marta prima, torno indietro di uno step e da lì riparto, e però mantengo tutti i passaggi, quindi in qualche modo io ho la possibilità di documentare quelli che sono i miei processi di pensiero. Quindi duplico la gem e vado a lavorare su una duplicata. Perché? Perché potrebbe sempre ritornarmi utile nel caso in cui io imbocchi un vicolo cieco e non mi ricordo più qual era il passaggio precedente. E poi la gem, abbiamo detto, non è sufficiente perché dobbiamo favorire la condivisione e il confronto con i compagni, e quindi siamo andati a riprenderci il nostro ormai... chi ci segue da un po' sa che... di battaglia, che è il Padlet. Perché il Padlet? Perché qualcuno di voi ha detto non ho familiarità, ma io vi posso garantire che una volta che l'avete provato la prima volta è molto semplice, perché si tratta semplicemente di accedere alla bacheca che noi abbiamo preparato e cliccando sul più andare ad aggiungere l'immagine che in questo caso poteva essere la Jamboard scaricata, come ho scritto a qualcuno nella chat, vicino al pulsante di condivisione ci sono tre puntini verticali. Quei tre puntini verticali lì, se ci clicco sopra, mi dà la possibilità di scaricare la Jamboard come immagine e quindi poi di lavorare e ricaricarla dall'altra parte. Ma se io non ho, in questo caso, la Jamboard, ma potrebbe anche essere una foto, la foto di un disegno, la foto di un quaderno, posso caricare qualsiasi cosa. È vero che sono solo tre gratuite, però è anche vero che le posso sempre scaricare, archiviare e crearne di nuove. Quindi oppure posso usare anche un altro strumento, perché la Jamboard, però il Padlet secondo noi è particolarmente performante per questo tipo di attività, perché ci permette di commentare, ecco. La domanda che mi è appena comparsa: come faccio a far copiare la Jamboard? Quando vado a condividere il link, cancello l'ultimo pezzo e invece di slash sharing metto slash copy. Quindi questo è il trucco per condividere in copia e non in modifica o in visualizzazione. Allora, se mi interrompo, guardavo un po' la chat parlando di Padlet, ci sono tante cose e tante domande, io ho risposto così velocemente, ma in uno dei primi webinar, ora non ricordo con esattezza quale, se no avrei messo il link, però Laura aveva spiegato proprio l'utilizzo
di Padlet, quindi se andate a ricercarlo, no, non mi ricordo più il titolo, se Marta se lo ricorda o qualcuno, sinceramente ce ne sono stati diversi e no, non lo ricordo, però è possibile ritrovarlo e c'erano proprio degli esempi, anche il discorso che diceva ora Marco, dice che possono copiare quello che hanno fatto gli altri, invece, ecco, ti lascio la parola, ma Laura, si può posticipare. Esatto, si può moderare, si possono moderare i post e pubblicarli una volta che abbiamo ottenuto i contributi di tutti. Quindi ecco, anche questo è una funzionalità in più che ha Padlet, che ce l'ha fatto scegliere come strumento, per cui la possibilità di moderare i post, ecco. E poi l'ultima slide, perché ormai sono le 6:05, possibili criteri e domande guida per la scelta. Sì, certo, si può condividere la gel che abbiamo creato, perché no, vi create la vostra copia e voi sapete che dentro Classroom avete la possibilità di creare proprio una copia per ogni studente automaticamente, quindi se avete Google, la G Suite, potete fare la copia nel vostro profilo docente e poi crearne una copia per gli studenti. Ecco. Nel caso della Jamboard abbiamo dato facile, però se non fosse la Jamboard e avessimo bisogno di altro, di che cosa devo andare a cercare? Che sia uno strumento semplice da usare, che i ragazzi possano imparare velocemente le funzionalità necessarie, perché è un carico cognitivo in più che gli diamo, non solo dobbiamo risolvere il problema, ma anche capire come funziona lo strumento per la soluzione, quindi deve essere facile. Dalla seconda volta in poi per loro diventa semplice. Deve essere semplice accedere, non devono esserci 3.000 password, tante funzionalità di accesso in più. È importante che abbiano interazione anche in tempo reale e che ci consenta di dare dei feedback, anche immediati in certi casi. Ecco. E fra le domande, il fondamentale, lo strumento risponde ai bisogni che ho individuato o mi sono innamorato di questo strumento perché qualcuno mi ha fatto vedere che è molto, ed è una cosa comune che succede, voglio dire, non, io per prima dico ah che figa questa cosa qua, dopo dico no, però devo capire a che cosa mi serve veramente, cioè che cosa voglio tirare fuori dai ragazzi con questo strumento. Mi permette di aumentare l'esperienza, cioè mi dà qualcosa in più, ad esempio... nel caso dei fiammiferi, la Jamboard mi dà la possibilità di manipolarli, di spostarli fisicamente, quindi è un qualcosa di più rispetto al disegno. Mi dà la possibilità di salvare i diversi passaggi, anche questo è un qualcosa di più rispetto al disegno. L'uso rende più efficace e coinvolgente la lezione? Sì o no? Se non è così, non lo uso, uso il quaderno e va bene lo stesso. È inclusivo e appropriato all'età degli studenti? Lo possono usare da qualsiasi dispositivo oppure no? E facilita la collaborazione? E l'ultima, che secondo me è importante ed è ormai il momento che ce la poniamo, è chiede che i nostri studenti diano i loro dati personali? Sì o no? Meglio di no? E se sì, come vengono gestiti? Perché oggi come oggi non possiamo più trascurare questo aspetto. Ecco, per quello che mi riguarda ho finito, Marta, puoi chiudere tu? Mi viene da aggiungere solo una cosa, Laura, abbi pazienza, ma lascio la parola a Marta. Quando dicevi che questo lascia traccia, no, anche delle cose fatte, ecco, penso a quanti insegnanti fanno usare la penna cancellabile quando si adopera sul quaderno, quando si lavora sul quaderno. Ecco, cerchiamo di capire che tutto quello che sparisce non ci dice più nulla, per cui aiutiamo i ragazzi anche a capire che l'errore è normale che ci sia, ma se poi non lo vedo più non riesco neanche a correggerlo, a capire, non mi ricordo io alunno che cosa ho fatto, e io insegnante non so come hai pensato, per cui le penne cancellabili no, precisione sì, si fa un rigo sopra, si incornicia, si scrive no, ma deve restare trasparente. Impariamo ad accettare l'errore e a capire che, se ben utilizzato, è una risorsa. Ecco, questo secondo me è importante.
né bianchetto né lapis, ma qualcosa che resti, perché è importante la trasparenza. Marta, vai. Allora mi hai sollecitato un'altra risposta, no? Che qualcuno parlava dei lavori di gruppo, ed è vero che sono utili, lì diventa più difficile tracciare però il processo di pensiero, quindi è una cosa di cui dobbiamo tenere conto. Ecco. Però anche in questo caso, se si affida per esempio il protocollo di risoluzione a uno degli studenti del gruppo, lui potrebbe tenere traccia di tutto quello che emerge dalle discussioni dentro il gruppo. Ovviamente si perderà qualcosa, perché non è la stessa cosa tenere traccia dei propri pensieri, dove già si perdono cose, piuttosto che tenere traccia dei pensieri di tutti. Però comunque potrebbe aiutare. E poi avevo visto al riguardo una domanda in chat di un professore che diceva che gli alunni erano abituati a dare la soluzione e non volevano dare la risoluzione. Un po' potrebbe anche essere il fatto che non vogliano far vedere l'errore, quindi non vogliano far vedere all'insegnante che hanno provato ad usare una strategia che non aveva un fine, no? Non aveva un filo logico che portasse alla risoluzione di quel problema. A questo proposito vi proporremo un altro webinar, ne abbiamo un po' in costruzione, riguardo i giochi di strategia, l'uso dei giochi di strategia nella didattica non come solamente un momento di motivazione per gli studenti, ma proprio come momento per parlare di strategie di risoluzione, parlare di risoluzione di un problema che in questo caso non sarà un problema matematico, strategico, ma sarà un gioco, esplicitando anche in questo caso tutti i processi di ragionamento. Questo cosa fa? Il gioco di strategia cosa permette? Permette allo studente di essere in un ambiente diverso dal solito, e quindi lo studente in qualche modo si sentirà autorizzato anche a sbagliare, a scrivere qualcosa, una strategia che non lo porta da nessuna parte, e a dirlo che ha usato questa strategia, perché non verrà giudicato sul problema matematico, ma su un gioco che comunque è una cosa diversa dal solito. Ma di questo ne parleremo in un altro webinar. A questo proposito vi ricordo che abbiamo sempre la nostra Classroom attiva, che come vi abbiamo già spiegato nei webinar precedenti abbiamo dovuto duplicare perché non ci stavamo più tutti in una, ma stiamo lavorando a uno strumento, a una piattaforma in cui riusciamo a stare tutti insieme, tutti nello stesso posto. In ogni caso, per adesso vi consigliamo, a chi non lo fosse già, di iscriversi alla Classroom col codice Y54OGKS. Vi ricordiamo che per iscriversi è meglio non iscriversi con un account istituzionale, ma con un vostro account Gmail, perché altrimenti entrano in conflitto gli account. E in ogni caso, se avete dei problemi, potete scrivere a matematica@fem.digital e in qualche modo cerchiamo di farvi accedere alla Classroom se non riuscite ad accedervi. Nelle Classroom rimangono come sempre tutti i materiali dei webinar passati, ci saranno anche le slide di questo nuovo webinar, e vi comunicheremo presto il palinsesto di nuovi webinar che stiamo progettando. Ne abbiamo alcuni già quasi alla fine della progettazione, che sono la continuazione, due che sono la continuazione di questi due webinar sul problem solving, quello del 10 dicembre e quello di oggi, e poi ci saranno dei webinar in collaborazione con dei nostri colleghi di food science, per esempio, o di tecnologie e di inclusione. E con questo vi lascio, vi ricordo che per vedere l'elenco completo dei webinar potete accedere alla pagina www.fem.digital.com/webinar e se avete bisogno di qualcosa e non riuscite appunto ad accedere alle Classroom, ok, potete scrivere a matematica@fem.digital. Bene, penso che siamo andati oltre orario abbastanza. Buona serata. Grazie. Grazie a voi e buona serata. Buon lavoro. Casomai scrivete nella Classroom. Sapete che poi lì trovate
risposte anche tra di voi, a volte se noi non arriviamo vi rispondete tra di voi, che è una ricchezza anche questa. Verissimo. Grazie a tutti, buona serata. Il webinar è registrato e si potrà rivedere quando verrà caricato su YouTube. Ringraziamo Tracy che ci ha fatto da tutor d'aula stasera, da supporto tecnico, e buona serata a tutti.